First out, it's Aaron Salagi, three-time Olympic gold medalist in 2012, 2016, and 2021. Video Samet Aslan. I'm just looking at their head-to-heads here. And they've met a lot of times. Let's see, going back to 2009 at the Junior World Championships in Belfast. And Anna Basta in call room, please. Takashima Kirudi Emura Basta in call room, please. And without going into specifics, according to matchup history, Salagi holds 64% of the wins and Gu 36. And this is going to be a great match. And we've got a great referee, Vasil Malenchev, to call it. Ooh, big parry there from Salagi, but he can't land the riposte. Salagi looking for the parry, looking for the blade, doesn't find it. Gu is through. Yeah, Gu is attacking the preparation, I think maybe as a primary objective. Last time they met was the 6th of March 2020 at the Luxembourg World Cup. Last three times they've met, going back to 2017, Salagi has won. Oh, he gets the parry again and can't land it. This time he does. Problema di regia. 3-2. Oh, scusate, 3-2 per Zilagi. Non avevamo le immagini, avevamo invertito le posizioni. È stato Gu a partire forte, Zilagi a rimontare. Attacco diretto di Gu, 4-3. Noi accanto abbiamo la curva coreana. Questo è un bel attacco, chiede il video Zilagi. Viene confermata la stoccata e quindi siamo sul punteggio sempre di 5-3 per Bongil Gu. Hanno vinto entrambi il trofeo Luxardo nel 2010 e nel 2011. Cerca la parata risposta, Zilagi non la trova, si arrabbia. Arriva anche una risposta un po' pesa sulla gamba di Gu, vediamo. Sei tre. Capo un giorno,
Paga? Merci. Pre? Al. La parata risposta di Gu che avanza in controtempo, eccolo qua, molto bello. Avete visto, mentre faceva il movimento di affondo è riuscito a prendere ferro e a tirare, vedete, accompagna con la testa la ricostruzione dell'arbitro, come dire sì sì, hai ragione. E il ferro di Silagi sull'arma in linea di Gu. Quindi stoccata numero 4 per l'atleta ungherese. Controattacco di Silagi, 7-5. Corto l'attacco di Gu, riparte Silagi. Guardate come cerca la misura, come cerca il tempo di entrata e poi va a segno, mamma mia. Gran bella giocata da parte di Silagi. Guardate bene poi la partenza. Non poteva far altro, avete visto, si è fermato Gu, non aveva più gambe per arretrare. Allora. 7-6 il punteggio. E si va al riposo con due punti di vantaggio per Bongil Gu, appassionato di golf. Silagi è innamorato della scherma, ha dichiarato che lui non fa la scherma non per diventare famoso, ma perché è uno sport che ama e si diverte. Dichiarato di essere ben consapevole che la scherma non può arrivare a livelli di conoscibilità, portare gli atleti a livelli di conoscibilità come il calcio, come altri sport popolari, come il nuoto, ma l'amore per questo sport fa superare qualsiasi tipo di ambizione, almeno per quanto riguarda la conoscibilità, la diffusione. E su questo sono un pochino simili, perché Gu ha partecipato a un programma televisivo, a una sorta di reality che si chiama Sporty Brothers, e ha dichiarato proprio che ha deciso di partecipare proprio per dare visibilità al suo sport. Quindi vedete quanti tratti in comune questi due campioni. Silagi, nato nel 1990, e Bongil nell'89, ha già compiuto 33 anni, nato ad aprile dell'89, Bongil Gu, come detto, già vincitori del Luxardo. E entrambi portabandiera. La parata risposta di Gu non va a segno e c'è Silagi che accorcia ancora le distanze, 8-7. Niente di fatto, azione simultanea. Attacco diretto di Silagi per il pareggio, 8-5. Anche questo assalto, come la precedente semifinale, sta regalando emozioni. Parata risposta di Silagi, molto bella, avanza in controtempo e fa scaricare l'avversario. Vediamo se arriva il replay di questa stoccata strepitosa.
Non ci dà soddisfazione la regia. Attenzione. Cartellino. Yes. No, 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 no. Please. Si è messo in ginocchio per pregare quasi l'arbitro. È partito prima, ma ha già un giallo. Gu. Mi sa che si prende il rosso. Eh sì, partito prima e quindi cartellino rosso per Gu. 10-8 Zilagi. Adesso Gu deve stare attento perché la partenza anticipata verrà sempre punita con una stoccata. Attacco di Gu, 10-9, ci riprova. Il coreano. Mamma mia, era riuscito a fermare l'attacco dell'avversario. Guardate la parata e non ha portato la risposta. Si arrabbia giustamente. 11-9, due punti. Quello che sentite è un urlo dei compagni di squadra coreani, ma non so veramente cosa stiano dicendo. Attacco va a segno per Gu. 11-10. Bravo, avete visto? Finta la stoccata al fianco e poi chiude all'addome. Corre alla ricerca della massima concentrazione. Gu. Niente di fatto, una stoccata simultanea. Corto Zilagi. E Gu si prende la pedana e si prende anche la stoccata e quindi siamo a 11 pari. Grande emozione anche in questo assalto. Sciabola ai massimi livelli. Gu sta un po' giocando. Applausi e risate del pubblico. Pulito la pedana Gu. Parte col ferro Gu e si porta in vantaggio. Un po' di pretattica che è servita. Ancora a segno, l'attacco di Gu, 13-11. Sembrava un pochino in crisi con la stoccata numero 10 di Zilagi. Ed ora si porta 13-11, vicinissimo. Però ha qualche problema davvero Gu. Doctor, please. Problema... ha avuto un giramento di testa. Beh, sarebbe da verificare se è vero che Gu durante le gare sceglie di non bere e di non mangiare. Un po' di ghiaccio sulla testa.
che è molto curiosa questa cosa. Non è stato fatto partire, non sono stati fatti partire i 5 minuti per intervento medico, quindi Gu è ancora pronto a tirare, non c'è interruzione, si riprende 13-11. Applausi del pubblico. Scivolato Gu, ma arriva la stoccata di Zilagi, 13-12. Si prende tutto il tempo che ha a disposizione Gu. È anche molto caldo stasera. Pareggio di Zilagi, 13 pari. E adesso tre stoccate al termine, al massimo. Dalle due alle tre stoccate, o due o tre. Una la mette Gu, che vola in questo attacco su Zilagi, 14-13. Guardate dove è andato a finire. Ancora non ne può più Gu. Non c'è intervento medico, non è necessario. C'è da capire anche quanto ci giochi su questa situazione, magari farsi vedere in crisi, poi magari una parte a razzo. Diretto Zilagi, 14 pari, applausi del pubblico. Ancora un assalto che si chiude alla 15ª stoccata, molto bello. Si avvicinano lentamente alla linea di partenza come dei 100 metristi. La parata di Gu che non va a segno e la ripresa d'attacco di Zilagi va ovviamente in moviola l'arbitro, perché è obbligato a farlo. Mamma mia, vince Zilagi, vediamo se arriva il replay di questa stoccata, perché Gu aveva lo scalpo dell'avversario in mano. Vedete Zilagi complimentato dai presenti. Torna il re di Padova. Eccola qua, vediamo. Parata, risposta, guardate, contro risposta e partenza di Zilagi. Splendida. Splendida stoccata, strepitosa, veramente. E sicuramente anche un po' da rammaricarsi per questo punto Gu, ma è stata una finale fantastica, una finale meravigliosa, una finale che è sicuramente in linea con la tradizione del trofeo Luxardo. Trofeo Luxardo che finisce qui con Anna Basta, Azerbaijan, e con Aaron Zilagi, Ungheria, meravigliosi e meritevoli vincitori. Per quanto ci riguarda è tutto dalle pedane di Padova, rimanete collegati per la cerimonia di premiazione da Luca Magni. È tutto, un abbraccio e un appuntamento alle prossime competizioni di scherma. Grazie a tutti.